Qual è il tipo di motore che garantisce la migliore economia di esercizio? A benzina, diesel con sistema ibrido oppure B-Fuel a GPL o a metano? Per appurarlo, abbiamo messo a confronto 6 vetture di differente estrazione e con diversi sistemi di propulsione, rilevando per ciascuna l'effettiva percorrenza col carburante che si può acquistare con 10 euro. Escludendo le elettriche, che non abbiamo inserito in questo confronto perché ancora penalizzate dalla scarsa autonomia, dal punto di vista energetico il motore più efficiente è quello a gasolio, ma in fatto di convenienza i sistemi B-Fuel o quelli ibridi rappresentano al momento la migliore alternativa. Nella prova in città, che ha previsto svariati giri della circonvallazione di Milano, per un totale di 300 km, abbiamo sempre tirato le marce a 2/3 del regime massimo, senza mai superare i 50 all'ora. In città, le ibride si confermano superiori. Con un litro di carburante hanno coperto più del doppio di strada rispetto alle auto a gas, nonché il 70% in più della BMW 116i e il 35% in più della sobria Renault Scenic Turbo Diesel. Ma con 10 euro di carburante l'ordine si inverte. Grazie al ridotto prezzo del gas, la Opel Zafira ha sfiorato i 139 km, vale a dire oltre il 30% di strada in più delle due ibride. La BMW non è arrivata neppure a 59. Nel test in montagna, stemperato fra centinaia di tornanti e migliaia di metri di dislivello, abbiamo scalato più volte i passi del Pordoi, del Sella, del Gardena e del Campolongo, per un totale di 400 km. Poche ma rigorose le regole seguite, arrivare a 3/4 del regime massimo di rotazione senza superare gli 80 all'ora. Nonostante gli scenari e le condizioni della prova completamente diversi, sono state ancora le ibride a svettare nella percorrenza con un litro di carburante, ma la Scenic Turbo Diesel si è avvicinata parecchio. Anche in questa occasione, però, le più convenienti sono risultate le vetture B-Fuel. Con 10 euro di gas, la Zafira Tourer ha percorso quasi il doppio di strada rispetto alla Renault Scenic e 2,5 volte quella della BMW 116i. Pressoché privi di accelerazioni o frenate, i tragitti autostradali non rappresentano il campo d'azione ideale per le ibride. A velocità costante, il contributo dei motori elettrici è minimo e le percorrenze ottenute sono frutto quasi esclusivo dell'efficienza dei propulsori termici. Non è stato un caso, dunque, che in autostrada sia stata la sobria Scenic a fare più chilometri con un litro di gasolio, anche se nella percorrenza con 10 euro di carburante è rimasta al vertice la Zafira, che ha sfiorato i 173 chilometri, poco meno del doppio delle pur virtuose turbodiesel. Equipaggiata con un serbatoio a ciambella di 50 litri di gas, che assieme a quello della benzina garantisce fino a 1120 km di autonomia, la Giulietta ha mostrato prestazioni lievemente più brillanti con l'alimentazione a GPL. Agile e divertente, ma anche equilibrata di sospensioni, gode di una frenata decisa. Lo sterzo è preciso e diretto, ma quando si attiva la modalità Dynamic del DNA, la fluidità della guida peggiora.
Per l'erogazione grintosa fino a 6.600 giri, il 4 cilindri a iniezione diretta di benzina della 116i dimostra più dei suoi 1.600 centimetri cubi. I consumi sono interessanti in rapporto alle prestazioni, ma l'autonomia rilevata non ha superato i 680 km. Ha un'indole piuttosto sportiva, con inserimenti in curva fluidi, elevata tenuta di strada e uno sterzo preciso. Grazie anche alle solide sospensioni, se si sa sfruttare la trazione posteriore, garantisce un notevole divertimento nella guida. Soprattutto per il basso prezzo del metano, la Zafira Tourer offre la migliore economia di esercizio. Le bombole contengono 25 kg dichiarati di gas, ma l'autonomia è piuttosto bassa, non più di 500 km, anche a causa del piccolo serbatoio della benzina. Nel test abbiamo rilevato prestazioni molto più elevate a metano che a benzina, ma anche una certa pigrizia al di sotto dei 2000 giri. In virtù delle sospensioni solide, l'assetto è bilanciato. Poco pronto lo sterzo nel misto. Familiare a trazione integrale, la Peugeot RXH vanta un sistema full hybrid basato su un 2000 turbo diesel in tandem con un motore a batterie. Si muove per 4 km fino a 60 all'ora con la sola propulsione elettrica e offre una notevole autonomia da 791 a 1248 km. Non è fra le wagon più agili, ma si guida bene e ha un'elevata tenuta di strada. Peccato che lo sterzo non sia fra i più sinceri. Dopo uno spunto brillante la progressione si ammoscia, il cambio robotizzato è lento nel selezionare le marce. Le elevate rese chilometriche spuntate dal 1500 DCI della Scenic confermano l'efficienza del turbodiesel, che garantisce un'autonomia fino a 948 km. Piacevole la guida, la coppia è quasi sempre pronta, tranne sotto i 1500 giri. Nonostante le sospensioni morbide, questa monovolume si guida con facilità, risponde docilmente ai comandi, ma quando si spinge a fondo il rollio non manca e lo sterzo diventa brusco in ritorno. Equipaggiata con un 1.8 a benzina e un motore elettrico che lo aiuta nelle variazioni di velocità, la Prius Plus Full Hybrid può funzionare per circa 2 km solo con le batterie. L'autonomia massima è di 837 km. Dopo uno spunto vivace, la progressione perde smalto anche per i rapporti lunghi e il peso rilevante dell'auto. Facile da guidare grazie allo sterzo leggero e preciso, la Prius Plus non è però agilissima, accusa qualche oscillazione e un basso limite di aderenza in curva. A conti fatti, il nostro confronto conferma che l'efficienza del turbodiesel e i pur efficaci sistemi ibridi nulla possono per controbilanciare il basso prezzo del gas. Sul fronte delle prestazioni spicca la BMW. L'unica a tenerle testa è la Peugeot, che è anche più veloce di un paio di chilometri l'ora.